ritiro dalla Pomei, primi giorni di lavoro per le nuove e anche per quelle che ci hanno fatto parte di questo roster. Siamo con una delle giocatrici nuove di questa squadra, Federica Stufi, arriva da Novara, un anno fantastico con la conquista del titolo europeo, una finale tutta italiana, ma ricomincia da qui una nuova avventura, Federica. Assolutamente, siamo qui a Forte dei Marmi e diciamo è iniziata la nostra avventura, abbiamo iniziato a conoscerci, a studiare insieme e direi che sicuramente è un ottimo modo per stare insieme e soprattutto a riniziare questo percorso che durerà molti mesi e speriamo ci porti tante soddisfazioni. Squadra non al completo, ma comunque una decina di giocatrici già disponibili. È una domanda che faccio tutti gli anni: quando si comincia, cosa si chiede in questo periodo? Un po' l'hai già detto, insomma, non è che si possa pretendere, sono i primi giorni, vi dovete conoscere, ma credo che siano comunque molto, molto importanti, direi, che poi le cose effettive che fate in questi giorni. Beh, sicuramente stiamo lavorando molto sul piano fisico, avendo anche la possibilità di lavorare sulla sabbia e di gestire bene le sedute pesi. Abbiamo iniziato a fare tecnica e a lavorare sui fondamentali che poi costruiranno il nostro gioco e sicuramente anche a prendere confidenza con la palla dopo, insomma, questo lungo stop. Diciamo l'entusiasmo c'è, la voglia c'è e siamo un gruppo che ha voglia di lavorare e quindi non vediamo l'ora di trovare il nostro. Oltretutto comincerete tra poco, non proprio tra brevissimo, comunque ci saranno tanti test, no? Tanti impegni che serviranno per cementare il gruppo ma trovare anche una propria identità di squadra, no? Questi saranno chiaramente i momenti in cui voi dovete chiaramente dimostrare che tipo di squadra siete. Insomma, intanto però lavorare solo in palestra aiuta appunto a preparare questo tipo di impegni. Certo, abbiamo la fortuna di avere entrambi i palleggiatori e di avere gran parte dell'organico della squadra e tre atlete si uniranno un pelo più tardi, ma se noi siamo bravi a creare già il nostro organico, il nostro stile di gioco, per loro sarà più facile inserirsi. Abbiamo in programma tanti amichevoli e molti tornei e questi saranno dei test appunto per una valutazione del nostro livello e per vedere anche dai nostri errori dove c'è da lavorare di più. Una domanda che ti ho già fatto, cioè, quando ti sei presentata alla Pomei con tanto entusiasmo, no? Ora magari hai le idee più chiare, anche se il campionato è ancora lontano, no? Che tipo di campionato ci dobbiamo aspettare e cosa pensi, anche se tanto presto, ma cosa ti aspetti da questo campionato dal punto di vista della tua nuova squadra? Beh, sicuramente non facendo una Coppa Europea avremo più momenti di riposo perché quest'anno è l'anno preolimpico e quindi diciamo il campionato è molto ristretto, molto più intenso e sicuramente le squadre che saranno coinvolte nelle coppe europee come la Champions e la CEV avranno meno attimi e meno momenti di riposo. Noi dobbiamo sicuramente per prima cosa trovare il nostro gioco e trovare i nostri riferimenti, i nostri punti di forza. È un organico composto da ragazze con diverse caratteristiche e ci sarà bisogno di tutti. Sicuramente le mie aspettative sono di trovare al più presto la nostra armonia, il nostro gioco e di lottare indipendentemente dai nomi che saranno di là dalla rete, perché come è stato dimostrato dalla stagione passata, diciamo, nessun risultato è da dare per scontato. Grazie, in bocca al lupo, Fede. In bocca al lupo, grazie. Grazie, ciao. Grazie mille.